Amici lettori, bentrovati ad un nuovo wrap-up. Oggi vi presento le mie letture dei mesi di giugno e luglio 2018. Prima di iniziare a chiacchierare, a presentarvi le mie letture, come al solito vi consiglio un booktuber. Questa volta vi consiglio il canale della simpaticissima Helen in Bookland. Troverete il link qui e in descrizione. Di Helen mi piace veramente come presenta le sue letture, è molto rilassante ascoltarla, è molto pacata nello spiegare, nel presentarci le sue letture e poi davvero ci sa fare e mi piacciono anche le letture che fa. Quindi mi raccomando, vi dovete tutti iscrivere al canale di Helen. Intanto la saluto, un grande abbraccio, ciao Helen! Iniziamo subito con una biografia di un celebre sportivo che sicuramente chi ama il tennis conosce benissimo. Allora, io sono si può dire un appassionato, sì, un appassionato lettore di biografie e quando posso ogni tanto me ne concedo una e di solito quando scegli un libro di biografie sono dei tomoni belli grossi. Una delle ultime biografie che ho letto, se ricordate, è stata quella di... dove l'ho messa? Qua. Quella di Etty Hillesum. Ed era un tomone di quasi 1.000 pagine. Adesso non sono 1.000 pagine, ma 500, quindi la metà, diciamo. E non so se avete capito di chi sto parlando, ma proprio di lui, di André Agassi. O Agassi, come si dice? Agassi. Grandissimo tennista di fama mondiale. Allora, questo tomone, questa biografia mi è stata regalata da un mio carissimo amico che saluto, ciao Mario, e devo dire che hai centrato l'obiettivo perché mi è piaciuto davvero tanto tanto tanto. E niente, André ci parla della sua carriera tennistica, ovviamente. Ma in realtà non vi lasciate sviare dal titolo perché Open certamente si riferisce agli Open, a un celebre campionato di tennis, credo si dica campionato, giusto? E quindi in realtà non è che ci parla soltanto del gioco, ci parla proprio della sua vita, ci racconta tutto da quando era piccolo fino a quando ha finito di giocare, in un certo senso è andato in pensione. È veramente fantastico come ci presenta la sua vita. Ora, io non so se sicuramente lui, sì, perché mi pare che c'è scritto alla fine del libro, è stato aiutato a scrivere questo libro, però il contenuto è suo, è tutto suo. E devo dire che conoscere la vita di André è stato affascinante, è stato davvero interessante. Ci ha raccontato i suoi alti e i suoi bassi. E soprattutto ci ha dato un grande insegnamento che nella vita bisogna fare sempre sacrifici per ottenere quello che si vuole e che quando si cade bisogna rialzarsi perché se si rimane a terra difficilmente qualcuno ci potrà mai aiutare, oppure può succedere, però deve sempre partire da dentro di noi. Perché se non abbiamo questa forza di riprenderci e di combattere senza fine, difficilmente riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati. E niente, non ho molto da dire su questa opera perché bisogna assolutamente divorarla e io ve la straconsiglio. È stato celebre anni fa questo, un bestseller, questo. Bellissimo, questa bellissima biografia. Voi sapete che io non leggo mai i best seller del momento, faccio passare qualche anno prima di leggerli, sempre se mi va. In questo caso mi è stato regalato e quindi io me ne ho approfittato e l'ho divorato letteralmente. Quindi in realtà l'ho iniziato a maggio, ma l'ho concluso a giugno. Quindi è stata una lettura davvero appassionante e mi ha anche fatto avvicinare al tennis che sconoscevo, uno sport che ogni tanto guardavo in TV così in maniera fugace e devo dire che invece da quando ho iniziato a leggere Open ho iniziato anche a guardare partite anche storiche
sia con protagonista André come giocatore, sia altre partite. E devo dire che il tennis è un gran bel gioco. Fatemi sapere anche voi se avete letto questo romanzo e che cosa ne avete, come vi è sembrato, che considerazioni vi sono venute anche a voi. Bene, prossima lettura, Il giardino segreto di Frances Ogson Barnett. Questa autrice è la stessa di Il piccolo Lord, che vi ho già recensito in un wrap-up precedente. Il giardino segreto sicuramente molti di voi lo conosceranno per via del cartone animato che hanno fatto qualche annetto fa, almeno io lo vedevo quando ero giovincello, e se avete oltre i 30 anni l'avete visto, se no credo non l'avete visto. Ed era, io lo guardavo, ricordo ancora la sigla cantata da Cristina D'Avena, e lo vedevo, questa ragazzina che scoprì un giardino segreto che si apriva con una chiave e poi si scoprirà di chi era, che cosa c'era lì, perché si era creato questo giardino. E ho riassunto nella recensione riguardante a questo romanzo che è un romanzo, è un vero e proprio inno alla vita, un piccolo capolavoro da riscoprire. Vi straconsiglio la lettura del Giardino Segreto. Tra l'altro hanno tratto anche un film da questo romanzo che devo recuperare assolutamente. Togli i pensieri tetri e cattivi dalla tua mente e apriti alla vita che è bella e va vissuta. Credo sia questa la morale che l'autrice di questo piccolo capolavoro ci ha voluto regalare, e questo è il filo rosso che unisce la piccola Mary, orfana e viziata, che, conoscendo suo cugino Colin, anche lui viziatissimo e in balia delle sue paure da ipocondriaco, pian piano riscoprono se stessi e la bellezza della natura che hanno intorno, fino a quando entrambi sbocceranno alla vita. E, ripeto, è una lettura che dovete assolutamente recuperare perché ne vale la pena. Andiamo avanti. L'altra lettura che ho concluso a giugno è stata un romanzo di fantascienza di un autore famoso, Lewis, che sicuramente voi avete conosciuto con Le cronache di Narnia. Anche questo ve l'ho recensito agli albori, tempi fa. E il titolo è Lontano dal pianeta silenzioso. La storia, per un lettore intelligente, ha un gran numero di implicazioni filosofiche e mitologiche tali da attrarre fortemente, senza nulla togliere alla caratteristica più immediata, quella dell'avventura. Così Tolkien, grandissimo amico di Lewis, dice, riferendosi a questo romanzo. Un professore viene rapito da dei loschi individui e viene portato in un pianeta misterioso in cui incontrerà degli strani abitanti. Questo, molto sinteticamente, è quello che accade in questo romanzo. E quindi è abbastanza avventurosa come storia. È stata una lettura particolare, mi ha lasciato abbastanza stranito, perché questo romanzo contiene, come ha già detto lo stesso Tolkien, molte implicazioni filosofiche e mitologiche. Difatti il professore protagonista di questo romanzo incontra addirittura tre razze extraterrestri diverse. La cosa strana per noi terrestri, che siamo in un certo senso guerrafondai di natura, è che questi extraterrestri vivono in pace e ognuno di loro ha un ruolo ben preciso. L'arte, la conoscenza, la tecnologia sono i tre grandi filoni della civiltà di Malacandra, riassunti e vivificati dalla conoscenza mistica dell'ente supremo del pianeta, il cosiddetto grande spirito o Yarse, che idealmente costituisce l'unità e la guida di un mondo felice, nel quale ogni differenza e ogni diversità contribuiscono a realtà più ricca e degne di essere vissute. In un certo senso la lettura di questo romanzo mi ha ricordato un altro celebre romanzo di un grandissimo scrittore di fantascienza che è stato Herbert George Wells, ovvero I primi uomini sulla Luna. Ve lo straconsiglio, è stata una delle mie prime letture di Wells.
e ha molte caratteristiche in comune con Wells, con questo romanzo di Wells. Ma anche mi ha ricordato le avventure di John Carter di Marte, opera straordinaria di Edgar Rice Burroughs, tra l'altro autore di Tarzan. Purtroppo questa è la prima di opera di una trilogia e quindi dovrò recuperare gli altri due, ma purtroppo non ce li ho, quindi per adesso ho letto soltanto il primo. Mamma mia, questa cosa mi infastidisce. Io quando trovo le trilogie, non riesco a trovare i seguiti, mi mette ansia, mi rende irrequieto. Andiamo avanti, la prossima lettura è stata, un attimo che controllo, ok, Tokyo Express di Seicho Matsumoto, o Seiko, forse Seiko, Seiko Matsumoto. Allora, Tokyo Express, ecco, da ora in poi mi sono dato al giallo. Io in estate prevalentemente, non so perché, mi si risveglia la voglia di leggere libri gialli. Non lo so se vi succede anche a voi, forse perché sono delle letture più meno impegnative, che si preferisce portarsi in vacanza, quei pochi giorni di vacanza che abbiamo. E ho voluto scegliere questo testo, Tokyo Express, perché ne ho sentito parlare bene anche qui su BookTube e devo dire che mi è piaciuto abbastanza. Io l'ho definito il Poirot giapponese perché è appunto un giallo in cui un detective, un poliziotto deve appunto scoprire un omicidio che è avvenuto e ha a che fare con gli orari dei treni. Ora, e ovviamente ambientato in Giappone e non è che mi sono annoiato, diciamo che questo giallo può funzionare solo in Giappone e vi spiego perché. Per scoprire i colpevoli di questo delitto, del delitto che si è consumato, sono stati poi trovati due cadaveri, bisogna stare attenti alle coincidenze dei treni. Ora, e sarà proprio una vera e propria, un vero e proprio studio e varie testimonianze che riuscirà a trovare il detective che riuscirà ad incastrare i colpevoli. Ma attenzione, i treni in Giappone sono puntuali, significa che se c'è scritto che alle 8 arriva in stazione, il treno alle 8 spaccate arriva e parte per la prossima destinazione. Quindi se questo romanzo giallo fosse stato ambientato a Roma o a Milano, per dire, quindi in Italia e non in Giappone, non è sempre detto che il treno arrivi in orario, vero? Assolutamente no, può anche ritardare, quindi il meccanismo che c'è dietro alla trama gialla cadrebbe alla prima occasione. Quindi un po', certo, ti lascia così, dici, ah mamma mia che bel romanzo, però quando poi lo paragoni alla tua realtà, nella società in cui vivi, capisci che da te non può funzionare. Quindi se voi fate finta di vivere in Giappone ed sono tutti puntuali i treni, allora il giallo funziona. Però non mi è dispiaciuto, anche perché vengono citati tanti paesi del Giappone e nonostante i vari depistaggi, il nostro detective riuscirà, come ho già detto, a incastrare i due colpevoli, i due assassini. Quindi ve la consiglio come lettura anche estiva. Il prossimo giallo che ho letto è stato Il Sorcio di George Simenon e non mi è piaciuto, non mi ha lasciato molto. Devo dire che è un giallo senza l'ispettore Maigret, non perché non ci sia stato Maigret, non mi sia piaciuto. Il protagonista è uno straccione, il cosiddetto sorcio, appunto viene chiamato il sorcio, che ovviamente si trova coinvolto, suo malgrado, in un omicidio. La storia, secondo me, è stata mal congegnata, a tratti anche pasticciata. Peccato, perché a me Simenon piace leggere i suoi romanzi, però in questo caso un po' attoppato. Non so, fatemi sapere se anche voi avete letto questo giallo. Attoppato e anche un po' mi ha annoiato, a dire la verità. Poi,
Prossima lettura, allora ho letto L'impiccato di Saint Folien, sempre di Simenon. Questa è una indagine di Maigret. Ecco, da ora in poi, ho letto un po' di romanzi dell'ispettore Maigret. Ripeto, a me piacciono i gialli e ho voluto riprendere, che avevo lasciato in sospeso qualche annetto fa, la saga di Maigret. Sono tantissimi i romanzi di Maigret, credo più di 60 se non sbaglio. Non so se mai riuscirò a leggerli tutti, però quando me la sento, un 3-4 di seguito, e riesco a recuperarli, me li divoro. Ora con gli ebook è più semplice trovarli su Amazon, li trovi immediatamente, invece in libreria poi devi prenotare, devi aspettare. Lo faccio pure, però preferisco assolutamente ormai leggere quasi sempre in ebook, quindi leggo con il Kindle. L'impiccato di Saint Folien è il quarto romanzo dedicato appunto alle inchieste di Maigret ed è basato su un drammatico ricordo di gioventù di Simenon. A Liegi, nei primi anni di università, Simenon aveva infatti partecipato, con un gruppo di compagni, ad una società segreta, la CAC, ispirata ad un libertarismo romantico, anarchico e bohemien. La società venne sciolta quando il giovane pittore Joseph Klein si impiccò al portone della chiesa di Saint Folien. Ecco, quindi si basa su una storia vera che ha vissuto Simenon e infatti il titolo richiama questa figura dell'uomo impiccato, una figura che ricorrerà spesso nel romanzo e che colpirà Maigret. Stavolta il nostro commissario si sposterà in Germania e assiste ad un omicidio di un povero uomo. La cosa lo incuriosisce ed inizia ad indagare sulla sua vita e pian piano verrà coinvolto in una storia sempre più raccapricciante. Devo dire che questo giallo mi ha tenuto con il fiato sospeso e il metodo di Maigret, al contrario di Sherlock Holmes che era deduttivo, quello di Maigret è intuitivo. Cioè si muove secondo quello che dice il suo istinto. In un certo senso il commissario sente le persone, si ambienta nel luogo in cui è avvenuto l'omicidio, frequenta il bar del paese, prova a conoscere i vari avventori di quel bar, prova a conoscere la vita delle persone che indaga e, insomma, piano piano riuscirà a scorgere a sbrogliare la trama e a capire chi sono stati i protagonisti di questa setta e che cosa è successo. Devo dire che troviamo un Simenon in ottima forma e se dovessi consigliarvi un romanzo di Maigret, vi consiglio assolutamente questo, L'impiccato di Saint Folien. Passiamo alle letture di luglio. Ho letto Il cane giallo, sempre di Simenon, E la prima cosa che mi ha colpito di questa nuova inchiesta del commissario è stata l'atmosfera che l'autore è riuscito a descriverci. Un clima sempre buio, uggioso, personaggi che appaiono e scompaiono improvvisamente, un continuo punto di riferimento, la locanda. Di solito nei romanzi di Maigret c'è sempre un bar o un luogo in cui si riuniscono i protagonisti del delitto, dove appunto si intrecciano i misteri di questo giallo. Ripeto, Maigret è il detective più umano che ho conosciuto nella letteratura. Si cala nei panni delle persone, nei loro vizi o nei loro pensieri, nella loro vita quotidiana, li studia, cerca di immedesimarsi in loro, cioè immagina come loro hanno reagito a determinate situazioni. E questo è il bello di Maigret, secondo me. L'umanità che esce da lui, che si sente. E poi è un omone grosso, bello, ingombrante, con questa onnipresente pipa, perché lui fuma sempre, ovunque sia, fuma quella benedetta pipa, ed è una cosa veramente che mi affascina. Un po' come Sherlock Holmes, che pure lui fuma sia sigari che pipa. A Maigret non interessa tanto il male, quanto l'umana fallibilità. I cristiani direbbero senz'altro il peccato, che può portare al crimine anche gli individui più miti e normali. Perciò Maigret ha bisogno di scrutarli, osservarli, prima che interrogarli.
Essenziale per lui è ambientarsi nel luogo del delitto, percepirne l'atmosfera e impregnarsene. La lettura successiva è stata Una testa in gioco. Credo fino ad ora questo sia stato uno dei romanzi più originali di Maigret, con protagonista Maigret, e colpisce soprattutto per l'incipit che ti fa entrare nella particolarità della storia. Maigret fa, in poche parole, evadere un condannato a morte che lui stesso aveva catturato, imprigionato e fatto arrestare per il semplice motivo che ha un dubbio, crede che sia innocente, quindi non si sente di portarlo all'impiccagione, alla ghigliottina. Avrà ragione il nostro Maigret? Lo fa inseguire e conosceremo praticamente altri due protagonisti, il nipote dell'aristocratica uccisa a coltellate e uno straniero che mangia yogurt al bar, Radek, intellettuale che ama scrivere, leggere e osservare le persone. E proprio Radek, con Radek il commissario inizierà una vera e propria lotta psicologica che ci porterà poi a capire quello che è realmente successo. Ultima lettura di luglio è stato un'altra inchiesta di Maigret, Il crocevia delle tre vedove. Stavolta il nostro commissario Maigret dovrà affrontare uno strano caso in cui viene assassinato un ricettatore in un crocevia vicino a Parigi e dove, in tale contrada, ruotano le vite di una misteriosa famiglia danese, un assicuratore con moglie e un troppo loquace carrozziere. Chi sarà il colpevole? Non ve lo posso dire, ovviamente. E anche in questo caso Maigret, con la sua consueta calma, riesce lentamente a conoscere gli abitanti di questo crocevia e, tra una fumata di pipa e un'altra, piano piano sbroglierà l'ennesimo caso. Fatemi sapere se anche a voi piace il commissario Maigret o comunque leggere dei gialli nel periodo estivo. Bene, concludo qui il mio wrap-up, anche per non appesantire troppo il video, per non farlo durare troppo, quindi ci vediamo al prossimo wrap-up, dove vi presenterò le mie letture del mese di agosto. Mi raccomando, leggete tanto e don't be lasagna. Ciao!